Saverio, possiamo dire che l'evoluzione delle protagoniste viaggia pari passo alla costruzione di una nuova Italia? Sullo sfondo c'è la ferrovia, ci sono i palazzi che si alzano. Sì, certo, viene costruito moltissimo e perciò anche della brutta Italia, perché è come se viene una colata di cemento, viene assolutamente sì, lo spazio del rione, lo spazio scenico è un personaggio a sua volta e dunque la sua evoluzione è parte dell'evoluzione della storia. Piano piano questo rione che era all'inizio della prima stagione un luogo in mezzo a nulla verrà abbracciato dalla città nel corso del tempo fino a diventarne parte integrante. Perciò certamente tutto questo la storia di Ferrante e poi la nostra serie lo racconta. Qual è la cosa che ti colpisce di più nel portare poi sul piccolo schermo le pagine della Ferrante? Quella che mi colpisce, non so, quello che mi piace di più è il gusto di mettere in scena un archetipo drammaturgico veramente potente. Lei riesce, come dire, tutte le volte a sorprenderci con scene architettate, costruite, dove il respiro è proprio quello della scena classica e perciò poter lavorare sul materiale classico, come poi è l'Amica Geniale, già un classico. Però con un linguaggio e un punto di vista moderno, dunque è molto attraente come forma di regia, diciamo, per un regista è un grande privilegio. Come ultima cosa chiedo, che seconda stagione troverà il pubblico con l'originale? Troverà una seconda stagione in principio in stretta continuità con quello che veniva, quello che aveva lasciato, che poi piano piano con l'evoluzione dei personaggi evolve. Matura, cresce, si arricchisce, l'orizzonte si allarga, perciò una stagione più varia, più pazza anche, dove c'è più sperimentazione da parte prima di tutto dei personaggi e perciò di conseguenza di noi che gli andiamo dietro.